Ciao a tutti, oggi prepareremo gli arancini. Iniziamo la ricetta preparando per prima cosa il ragù, che vi suggeriamo di preparare il giorno prima. Gli ingredienti per il ragù sono guanciale tagliato a dadini, macinato di carne mista, cipolla, sedano, carote, pisellini, burro, concentrato di pomodoro, vino bianco, alloro, noce moscata, sale, pepe e polpa di pomodoro. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la carota e il sedano e la cipolla ed azionare il bimby per 5 secondi a velocità 7. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere il guanciale. Azionare il bimby per 5 secondi a velocità 5. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere il burro ed insaporire per 5 minuti, 120 gradi, velocità 1. Aggiungere il macinato. Ed azionare il bimby per 5 minuti, 120 gradi, antiorario, velocità soft. Aggiungere il vino ed azionare il bimby per 3 minuti, 100 gradi. Antiorario, velocità soft. Aggiungere la polpa di pomodoro. Il concentrato di pomodoro. Il sale, il pepe, la noce moscata e l'alloro ed azionare il bimby per 30 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Aggiungere i piselli e proseguire la cottura per 30 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Il ragù è pronto, trasferire in una ciotola, lasciare raffreddare completamente e riporre in frigo fino al momento dell'uso. Il mattino seguente prepareremo il riso. Gli ingredienti sono riso arborio, parmigiano, acqua, zafferano, sale, dado vegetale e burro. Mettere nel boccale il parmigiano e lo facciamo tritare per 10 secondi a velocità 10.
Mettere da parte. Senza lavare il boccale, mettere l'acqua. Poi il sale, il burro, il dado, lo zafferano. Ed azionare il bimby per 10 minuti, 100 gradi. Velocità 1. Aggiungere il riso. Mescolare con la spatola. E cuocere per il tempo indicato sulla confezione, nel nostro caso 15 minuti, 100 gradi. Antiorario, velocità soft. Il riso è pronto, trasferire in una pirofila bassa e larga. Aggiungere il parmigiano ed amalgamare con la spatola. Lasciare raffreddare completamente prima di formare gli arancini. Poco prima di preparare gli arancini, preparare la pastella. Gli ingredienti sono acqua, farina e sale. Mettere nel boccale l'acqua, la farina. Ed il sale ed azionare il bimby per 50 secondi a velocità 5. Trasferire in una ciotola. Formiamo gli arancini. Prendere un po' di riso, schiacciarlo nella mano. Mettere un po' di ragù al centro. Qualche cubetto di mortadella. Qualche cubetto di formaggio, e chiuderlo. Mettendo sopra un altro po' di riso. Passarlo nella pastella. Nel pan grattato. Metterlo momentaneamente da parte e proseguire così per tutto il resto degli ingredienti. Friggere in abbondante olio di semi caldo fino a doratura, immergendo completamente l'arancino.
arancini. Grazie e alla prossima ricetta!